Buon pomeriggio e bentrovati a questo ennesimo appuntamento, questa ennesima conversazione, come le abbiamo chiamate noi, questi appuntamenti dedicati a delle chiacchierate, di approfondimenti sull'attualità. E oggi pomeriggio insieme a noi c'è Luca Baiosto. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Luca Baiosso, che è vicepresidente vicario del Centro Italiano Turismo Sociale, membro della Consulta Nazionale della Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana e co-coordinatore della Commissione Fiere e socio fondatore della Società Italiana Professionisti Mobilità Dolce e Turismo Sostenibile. Ovviamente parliamo di turismo con te, Luca. Che è un punto molto importante per il nostro paese, lo dobbiamo ricordare. Ma entrando subito nel vivo, secondo te il turismo è mai stato così in crisi? Non dall'11 settembre del 2001, sicuramente. Quello che stiamo vivendo adesso sicuramente è un evento epocale e inaspettato. Sicuramente è una bella batosta, diciamo, tra addetti del settore, ma era confidenziale, nel senso che nessuno si sarebbe aspettato uno stop improvviso. Purtroppo in un'emergenza sanitaria la prima cosa che salta sicuramente è proprio il turismo e i viaggi. Ecco, tu da tantissimi anni sei in questo ambito, dobbiamo dire da più di 30 anni, e dal 1999 ti sei proprio specializzato in ambito di turismo religioso, sociale e sostenibile. Ecco. Quindi sai bene, conosci bene il quadro. Quali sono state le ricadute della pandemia, di questo Covid-19, proprio sul turismo religioso? Allora, io sì, sono più di 20 anni che mi occupo di turismo religioso, nello specifico dell'ospitalità, quindi della gestione, della consulenza, assistenza per le strutture ricettive, le case per ferie, e anche tramite l'associazionismo, come ricordavi giustamente tu prima. Chiaramente questa crisi è intervenuta in un periodo di bassa stagione, però gli effetti si protraggono anche adesso nell'alta stagione. Per quanto riguarda quella nicchia di strutture invernali, è andata a falciare letteralmente tutto ciò che era l'attività invernale, quindi della montagna sportiva invernale, per esempio. L'effetto è stato dirompente, nel senso che molte strutture già in un settore provato da altri problemi stanno effettivamente pensando di non richiudere. C'è uno studio che è stato ripreso anche dall'Ufficio Nazionale della Pastorale del Turismo della CEI che parla di numeri impressionanti. Parliamo del 50% di strutture ricettive che probabilmente non riapriranno, almeno non nell'immediato. Ed è chiaramente un danno molto grave al settore, soprattutto se consideriamo il fatto che l'ospitalità religiosa, nella fattispecie quella attuata attraverso la forma giuridica delle case per ferie, che è la maggioranza, è l'unico settore turistico ricettivo che ha una ricaduta sociale diretta, nel senso che essendo gestito da enti non lucrativi, proprio per obbligo di legge, non può redistribuire, diciamo, utili ai proprietari, ma questi utili vengono reinvestiti in opere sociali. Quindi pensiamo a tutte quelle attività caritative di case famiglia, di assistenza ai poveri, ai senza tetto, a tante altre opere sociali, alle missioni all'estero che sono finanziati con i proventi di queste strutture. Quindi la ricaduta non è solamente sul settore turistico, è anche in un'ottica di sussidiarietà sul tessuto sociale, per non parlare poi chiaramente dei posti di lavoro che vengono persi o decurtati direttamente nelle strutture ricettive e in tutto l'indotto. Quindi fornitori, mantenitori, eccetera.
Ecco, ricordiamolo, cioè, il turismo è uno dei pilastri della nostra economia, dell'economia italiana. Si parla addirittura del 13% del PIL nazionale e adesso comunque a livello nazionale, non solo per quanto riguarda il turismo religioso, si sta appunto rimuovendo, ci sta, come dire, attrezzando per ripartire, no? Addirittura con questo bonus vacanza. Ecco, a proposito, possiamo fare subito una parentesi, che cosa ne pensi di questo Sì. bonus? Questo bonus lo si possono utilizzare anche per queste strutture eventualmente. Sì, io leggevo proprio in questi giorni la Gazzetta Ufficiale per cercare di capire meglio insieme ad altri professionisti e quello che abbiamo visto è che effettivamente può essere utilizzato in un numero di imprese turistico-ricettive. Dov'è il limite di questa iniziativa? Chiaramente è un tentativo. Perché il limite è il fatto che non distribuisce immediatamente liquidità, ma costringe in qualche modo le imprese turistico-ricettive ad anticipare delle spese. E in un momento in cui c'è oggettivamente una difficoltà anche ad accedere ai finanziamenti bancari, perché per quanto possa essere stato facilitato l'accesso con la garanzia dello Stato, i rubinetti, diciamo, rimangono sempre un pochino chiusi, nel senso che molte imprese, anche molte strutture ricettive hanno difficoltà a vedere la finalizzazione dell'erogazione dei finanziamenti a garanzia statale. Trovarsi con, parlo dal lato della struttura, poi ne parliamo anche dal lato chiaramente dei fruitori, trovarsi con dover erogare uno sconto dell'80%. Significa togliere ulteriore liquidità a un'attività ricettiva e ti dico che quello che sta succedendo è che tantissime strutture stanno valutando se riaprire oppure no. E qui il problema è proprio questo, non si sa se conviene riaprire a tante strutture, perché tra questa limitazione, tra le limitazioni, diciamo, le maggiori accortezze dal punto di vista igienico-sanitario, e i distanziamenti, specie per chi ha anche un ristorante, gli obblighi di ospitare un numero minore di persone in ogni struttura, tutto questo sta rendendo molto difficile e sta mettendo a dura prova la possibilità di riaprire a molte strutture. Ecco, tu prima hai dato qualche numero, quindi che portata c'è nell'indotto in generale per quanto riguarda il turismo religioso, guardando il turismo più tout court? Ecco, che portata c'è di numeri? Ce ne vuoi dare qualche altro numero anche di persone che lavorano in tutta la filiera, dico? Dunque, per quanto riguarda il numero di occupati, non ti so dire nello specifico, quello che ti posso dire è il numero di strutture ricettive che, se consideriamo quelle solamente gestite di proprietà e gestite da enti religiosi, sono nell'ordine delle 1700-1800. Se andiamo ad estendere questa valutazione quantitativa al numero di strutture di proprietà di enti religiosi gestite da altri enti, che possono essere enti laici, imprese, associazioni o cooperative, arriviamo circa un 3.500-4.000 sul totale. Parliamo comunque di una percentuale fra l'1 e il 2,5% del numero di strutture ricettive sul territorio nazionale, quindi di una realtà che già di per sé è la Cenerentola del turismo italiano, no? Però quello che va detto è che la portata del turismo religioso in realtà è molto più ampia della sola capacità ricettiva, nel senso che il turismo religioso a livello di movimento turistico, non solo di capienza delle strutture ricettive, va ad interessare un numero molto maggiore di persone, di una percentuale sicuramente superiore rispetto al movimento turistico globale. Perché? Perché le motivazioni dei viaggiatori molto spesso sono plurime. Quindi anche chi,
chi viaggia per turismo culturale, diciamo, per motivazioni culturali, comunque in qualche modo durante il suo viaggio va a usufruire di un bene culturale ecclesiale, no? Il turista che viene dagli Stati Uniti per farsi un giro a Firenze, Roma, Venezia, Costiera Amalfitana, eccetera, in qualche modo incrocia anche delle motivazioni spirituali, quantomeno relative alla cultura. E immagino che ci sia anche chi magari fa proprio la ricerca anche di santuari o comunque di strutture, no? Quindi non c'è solo un discorso di cultura, ma anche proprio di fede, di ricerca di spiritualità, di viaggi spirituali. Certo, molto spesso questa, per chi alloggia nelle case per ferie, questa è una scoperta che viene fatta direttamente quando si arriva in struttura, eh. E devo dire che la maggior parte degli ospiti comunque apprezza molto lo stile familiare e conviviale dell'ospitalità delle strutture turistiche religiose. Senti, io ti volevo chiedere un'altra cosa. Quindi una ricaduta notevole, dicevamo, della pandemia su queste strutture, parliamo appunto delle strutture ricettive, delle case per ferie, insomma, il comparto. Però, tra l'altro anche sul tuo blog, che ricordiamo, lucabagliotto.it, delle difficoltà anche pre-Covid di queste strutture, che spesso si trovavano in difficoltà per diversi motivi. Noi vogliamo sottolineare questo punto. Sì, assolutamente. Il discorso è complesso e come dici tu nasce da prima, nel senso che questo settore ricettivo comunque ha delle criticità che si trascina da tempo. Io ne ho individuate alcune grazie all'esperienza di affiancamento su tante strutture e anche all'esperienza associativa con il CIS. Uno dei principali fattori di debolezza è dovuto a una limitazione normativa importantissima. Come ti dicevo prima, ci sono due paletti che le leggi regionali, derivate dall'ultima legge regionale, legge nazionale quadro del 2001, prima della riforma dell'articolo 5 della Costituzione, questo settore si porta dietro. E sono appunto l'obbligo di essere gestiti da enti non lucrativi e l'obbligo di il divieto di presenza sui normali canali commerciali. Questo dice la maggior parte delle normative regionali. Questo è sempre stato interpretato come il divieto di presenza sulla grande distribuzione online. Quindi parliamo dei grandi player delle prenotazioni turistiche, no? Che tutti conosciamo senza fare i nomi, che diciamo di fatto monopolizzano il mercato delle prenotazioni, considerando che la maggior parte delle prenotazioni turistiche tout court avvengono direttamente online, questo significa aver tagliato fuori. Cioè senza appello, questo comparto che già di suo è come diciamo prima, una Cenerentola. Un altro limite, di questo settore sicuramente è la bassa digitalizzazione. A questo limite di cui parlavamo, no? Del divieto di essere presenti sui canali commerciali. Si potrebbe in parte, e dico solo in parte, voglio specificarlo perché è chiaro che non si può assolutamente sostituire la presenza sui canali commerciali, si può ovviare in parte tramite una maggiore presenza online delle strutture con il proprio sito direttamente, sui social network, su alcuni portali specialistici che sono del tutto, la cui presenza è del tutto legale. Per una casa per ferie, però questa non sembra essere una opportunità colta ancora fino in fondo dalla maggior parte delle strutture, specialmente da quelle più piccole. È anche giusto dire, d'altro canto, che tantissime strutture in tutta Italia hanno
una funzione non di turismo in senso assoluto, ma di turismo veramente sociale. Mi riferisco in particolare a quelle strutture che ospitano i parenti dei degenti presso i grandi ospedali, per esempio. A Roma abbiamo tanti esempi, no? Il Policlinico Gemelli, il Bambin Gesù. A tutte quelle strutture che per vocazione ospitano tanti lavoratori fuori sede, e a tutte quelle strutture che fungono da studentato universitario e che ospitano tanti studenti fuori sede. In particolare questo, come dire, è stato un fenomeno che nel tempo, nei tempi recenti è andato peggiorando. Molti studentati universitari si sono svuotati. Quello che sta succedendo negli ultimi tempi invece sembra essere una piccola inversione di tendenza, appunto leggevo una notizia proprio questa mattina da questo punto di vista, perché con l'avvento degli affitti di case per scopo turistico, quindi parliamo del caso Airbnb per capirci, moltissimi proprietari di appartamenti nelle città universitarie, nel centro delle città e in particolare nelle zone universitarie stanno, come dire, alzando a dismisura i canoni di affitto per spingere appunto fuori dalle loro case, gli studenti universitari. Si spera che questo possa in qualche modo favorire la ripresa dell'utilizzo degli studentati universitari, che sono appunto una forma di ospitalità sociale a costi assolutamente contenuti e dove si può comunque fare anche un'esperienza di vita appunto di ospitalità conviviale anche per altri motivi da quello turistico, no? Certo, ma quindi tu parli comunque di fare soprattutto un passaparola e di utilizzare comunque, come dicevi, anche social network, cioè quali possono essere i canali per farsi conoscere e soprattutto voi come tizio fate qualche cosa per, come dire, digitalizzare maggiormente queste case per ferie nella vostra rete? Certo, le associazioni, in particolare il CIS, hanno l'impegno appunto di promuovere l'ospitalità in questo genere di strutture e nascono proprio per sopperire all'utilizzo dei canali commerciali, se vogliamo. È pur vero che quello che può fare un'associazione, per quanto bravi si sia, non va mai a sostituire la presenza, e quindi la presenza diciamo organizzata come una struttura turistica ordinaria. In questo senso noi come associazione appunto ci stiamo organizzando anche per richiedere una riforma di questa legislazione, perché come forse avrei letto in un articolo in cui facevo un esempio biblico, no? Le case per ferie sono come gli schiavi ebrei nell'Esodo, no? Prima di Mosè, sono costrette a fare i mattoni senza la paglia. Nel senso che devono adempiere a tutti gli obblighi amministrativi, fiscali, soprattutto, che se ne dica, nonostante appunto la leggenda nera dell'esenzione IMU, è tutta da vedere, sarebbe oggetto di magari di un altro approfondimento ben più specifico, e tuttavia devono mantenere il personale, i costi di struttura, senza poter accedere ai vantaggi delle altre strutture turistiche, e parliamo pur sempre dell'1% della capacità ricettiva nazionale, quindi veramente una minoranza perseguitata. Ecco, tornando invece proprio alla ripartenza, abbiamo detto, no? Nel mondo turistico, appunto, nel turismo religioso per queste strutture, l'Ufficio Nazionale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI ha stilato un documento ufficiale nei giorni scorsi proprio per ripartire. Ecco, lo vogliamo un po' vedere insieme. Cosa si è detto in questo documento? Sì, anzitutto colgo l'occasione per ringraziare il direttore dell'ufficio, Don Jonathan De Marco, che ci ha dato la possibilità, l'opportunità di partecipare alla stesura di questo documento. Appunto, questo documento che si chiama Ospitiamo a braccia aperte, un hashtag, ha
Anche la resistenza e vocazione, già il titolo è evocativo di quello che stiamo vivendo, no? E, appunto, parliamo proprio di resistenza. La situazione, da un sondaggio che è stato fatto dall'Associazione Ospitalità Religiosa, ci dice che almeno un 50% delle strutture ricettive non sa se riaprirà con certezza, c'è ancora tra l'incertezza e la sicurezza di non riaprire. I danni che sono stati fatti da questa epidemia sono tanti. In primis la mancanza di liquidità per la limitazione all'attività ricettiva. Poi si parla appunto dell'invito a resistere, no? Noi sappiamo che gli istituti religiosi, che sono la maggior parte dei proprietari di queste case per ferie, nei secoli hanno resistito a tante cose, no? Io evocavo le persecuzioni napoleoniche, gli espropri savoiardi, insomma, tante persecuzioni, tante difficoltà. Sono stati comunque sempre rifugio per i poveri, per i perseguitati. A Roma stesso sappiamo di tantissimi istituti che hanno nascosto ebrei perseguitati per ordine di Pio XII. E si tratta in molti casi di case per ferie. Forse un giorno faremo un censimento su questo, magari faremo un articolo specifico, sarebbe interessante. E quindi si prende atto del fatto che questi istituti hanno una capacità di resistenza oltre quello che si può immaginare, e si fa appello proprio a questo, il direttore dell'ufficio fa appello proprio a questo carattere, per dire resistete, non disperdete il patrimonio sia materiale degli istituti, sia quello spirituale legato proprio al carisma dell'ospitalità, perché come diciamo sempre, le case per ferie fanno un tipo di ospitalità che è diverso rispetto al turismo ordinario, Bisogna ricordarlo bene, Luca. Comunque sia, è un turismo, come dicevi prima, come accennavi prima, anche con chiaramente una vocazione all'accoglienza e a trasmettere quel qualcosa in più, no? Rispetto a un turismo normale, diciamo così. Certo, certamente, proprio per i suoi contenuti, diciamo, non lucrativi, e che fanno riferimento ai valori fondativi di tanti istituti religiosi, che sono comunque nati per opere di carità, no? Sia materiale sia spirituale, no? Opere di misericordia corporale e spirituale. E quindi questo è un patrimonio che non va disperso, e che va e la cui differenza rispetto appunto agli altri tipi di ospitalità va valorizzato. Solo un piccolo appunto vorrei fare. Va molto di moda, come sappiamo, l'ospitalità presso case private, eccetera, eccetera. Abbiamo già menzionato, insomma, prima. Quello che vorrei dire è che la sicurezza e soprattutto non vivere l'impersonalità di un'accoglienza, ma un'accoglienza personalizzata e attenta appunto all'ospite, è una prerogativa che queste strutture hanno in più rispetto a tante proposte ricettive che si trovano anche a basso costo, a facilità di utilizzo. Adesso non voglio entrare nei paragoni per non fare, diciamo, la pubblicità comparativa, però questo è sicuramente proprio il valore aggiunto dell'accoglienza religiosa. Ecco, quindi in questo documento sostanzialmente ci sono linee guida per ripartire, per spronare, per resistere, come dicevi tu, ma anche sempre igieniche di sanificazione, immagino. E diciamo che il documento della CEI non parla specificamente di questo. Di questo si sono occupate tante associazioni, fra cui anche la nostra, con un'opera capillare di formazione e sensibilizzazione da questo punto di vista,
E non abbiamo finito ancora perché comunque è ancora necessario farlo, quindi incontri, seminari online, documenti, vademecum, eccetera, si stanno realizzando, si stanno distribuendo in tanti modi e da tante parti. Quello che l'Ufficio Nazionale della Pastorale del Turismo propone è questo programma degli Open Weekend dell'ospitalità religiosa. Questo progetto che si chiama Ospitiamo a braccia aperte, prenderà, diciamo, luogo ogni secondo weekend del mese da ottobre del 2020 a marzo 2021. E ne faranno parte le strutture, religiose, che potranno essere aperti ai visitatori, non solo agli ospiti che soggiornano, quindi per far conoscere anche nel territorio la realtà delle case per ferie, perché molto spesso di esse si favoleggia ma non si conoscono, quindi farle conoscere anche alla comunità che le ospita è un'ottima iniziativa e sicuramente aiuta anche a superare certe barriere, no? Assolutamente. Quindi ecco, sicuramente un progetto molto lodevole proprio per aiutare, no, in questa ripartenza, sperando, ecco, che l'estate che arriva in realtà poi possa, come dire, aiutare lo stesso le persone nella mobilità e visto che, ricordiamo, cerchiamo di riscoprire anche il nostro paese, anche il governo ce l'ha ricordato, che il nostro paese è pieno di queste strutture ricettive, di questi luoghi meravigliosi, ecco, magari proprio chi ci sta ascoltando si può dirigere in queste strutture piuttosto che altre. Ecco, il tempo scorre velocissimo, Luca, vedo che molte persone ci stanno seguendo, ci hanno salutato, ricordo che chi vuole può sempre porre delle domande ai nostri amici, appunto, con cui stiamo chiacchierando, in questo caso con Luca Baiosto, perché purtroppo, insomma, il tempo è sempre molto tiranno. Io però, prima di salutarci, ti voglio chiedere una cosa molto importante: qual è la situazione su Roma? Perché noi viviamo nella città eterna, nella città, come dire, simbolo della cristianità nel mondo, dove c'è una concentrazione enorme, appunto, di chiese, di luoghi religiosi, ma soprattutto di strutture ricettive. Qual è la situazione su Roma? Guarda, Roma è una città particolare. Come puoi ben intuire, il grosso movimento turistico ancora non è ripartito. Però da quello che sentiamo e che seguiamo, molti operatori, molti gruppi organizzati stanno comunque pensando di organizzarsi, forse non per l'estate, ma per l'autunno, perché comunque la stagionalità di Roma non è legata all'estate in generale. Ci sono però tante strutture ricettive, ce ne sono almeno 250 a Roma di strutture religiose che comunque stanno continuando nonostante le limitazioni, nonostante la difficoltà, nonostante la precarietà economica, a fare il loro mestiere, che è quello dell'accoglienza sociale, appunto, dell'ospitalità sociale. Perché tu sai che a Roma ci sono tantissimi lavoratori fuori sede, per esempio. E queste strutture continuano ad ospitare i lavoratori fuori sede, chiaramente con tutti i permessi del caso, con tutte le accortezze igienico-sanitarie richieste dalle normative. E questo vale anche per quelle urgenze sanitarie, appunto, per cui le persone si devono muovere da una regione all'altra per cure mediche o all'interno della regione per cure mediche, e queste strutture stanno continuando ad ospitare appunto i familiari dei degenti. Quindi questa è un po' la situazione. Diciamo che continuano a fare il servizio ordinario per quanto riguarda proprio il flusso turistico, secondo me dovremmo aspettare ancora un po'. Ecco, quindi lo speriamo, ce lo auguriamo veramente tutti, Luca. Abbiamo parlato di turismo religioso e chiaramente di turismo sociale, ma siamo veramente in conclusione. Quali sono i tre consigli che tu daresti per un turismo sostenibile per chi ci sta ascoltando e magari appunto per ripartire o per partire con una struttura per la prima volta? Allora, innanzitutto riscoprire i centri minori. Ci sono
tantissime realtà in Italia, tanti paesi, tanti paesaggi di campagna, di montagna, anche di mare, che però sono poco frequentati. Ecco, forse questa, l'occasione dell'obbligo del distanziamento, potrebbe essere proprio, l'occasione per riscoprire queste realtà. Il secondo consiglio che darei è quello di riscoprire l'aria aperta, quindi la vita all'aria aperta. Una proposta potrebbe anche essere quella di fruire i numerosi cammini che in particolare anche la Regione Lazio offre, ma che tutte le regioni ormai si sono strutturate per ospitare e che anche lo stesso turismo religioso propone, no? A partire dalla Via Francigena fino ai tanti altri cammini che esistono in Italia. Per quanto riguarda il terzo consiglio, diretto specificamente alle strutture, ecco, mi dai l'assist per dire una cosa che mi sta molto a cuore, e poi finisco perché vedo i minuti che scorrono, le strutture ricettive potrebbero essere in questo momento, specialmente quelle più deboli e quelle più precarie dal punto di vista economico-finanziario, preda di appetiti di tanti che vorrebbero farle diventare altro. In questo, le associazioni e tutti noi, insomma, siamo a disposizione per valutare in maniera onesta e obiettiva queste realtà, in particolare anche il CIZ a breve aprirà un servizio di questo genere, lo presenteremo penso proprio in questa settimana, per aiutare gli istituti appunto a non disperdere questo patrimonio e a mantenere l'identità, soprattutto l'identità cristiana. Quindi identità cristiana, ma soprattutto resistenza. Resistere. Esatto. Bene, Esattamente. veramente siamo in chiusura. Grazie a Luca Baiosto per aver Grazie parlato a te. di turismo e veramente un augurio anche di ripartire, no, con un buon turismo, di, come abbiamo detto, anche coprire un po' il nostro bel paese. E ringrazio chi ci ha seguito e vi ricordo che venerdì sarà il nostro ultimo appuntamento, alle 17 parleremo di centri. Grazie mille a tutti.